Al telefono, collegato con noi in diretta, e qui a Overtour l'Altra Italia, c'è uno che è più inguaiato di me per certi casi, perché si è spinto e si è speso contro ogni forma di prepotenza, ha denunciato tutto e tutti. Ed è Fontani. Fontani, buonasera. Buonasera Gramiccioli, buonasera. Ora non, io non ho proprio denunciato tutto e tutti, ho denunciato chi sono verità, No, va diciamo bene, no, che ci mancherebbe, neanche è io. un modo di dire, capisci? Capisci? È un modo No, di nel dire. nostro lavoro, voglio Certo, dire, certo, ognuno certo. fa questo. Allora, lei è una persona assolutamente conosciuta perché vuole i TG che si Speriamo, sono speriamo. interessati. No, beh, i TG si sono interessati grandemente al suo caso. Lei ha denunciato cosa rischiano i fuoriusciti dai testimoni di Geova, tutto quanto. Report, giorni fa. Fa un'inchiesta che per gli spiriti più leggeri sembra una grandissima inchiesta, un grandissimo reportage. Assolutamente, Ecco, e assolutamente. invece ancora una volta la Gabanelli riesce a colpire nel segno, a dare solo la parvenza d'inchiesta, perché l'inchiesta vera è un'altra. Sto parlando di Siena, questa Sì. città divisa tra il Palio delle Contrade e il Monte di Paschi. Lei di cosa ci vuole parlare, Fontani, questa sera riguardo Siena? Allora, mi fa molto piacere perché vedi, tra i sistemi che io mi sono trovato contro nella mia vicenda, perché chi conosce la realtà senese e come me denuncia da anni, dico denuncia in senso civile ma mediatico, no? Le malefatte di questo sistema sa che Siena è un sistema, come dire, massonico-mafioso senza precedenti. Devi sapere che io per anni sono stato l'unico senese nella storia millenaria di Siena ad andare in giro con dei cartelli e fare dei sit-in denunciando una specie di cupola massonica che tutto decide in questa città. Mi hanno fatto passare per pazzo finché Report 6 maggio 2012 sembra che avesse letto i miei cartelli. Hanno intervistato un massone incappucciato che ha detto chiaramente: qui siamo in quattro e decidiamo tutto quello che deve succedere in questa città. Ma guarda un po', esattamente quello che dicevo io per esperienza personale. Cioè, questo è un tipo di città, uno di quei tipi di città che quando urti qualche potente, se ci sono 10 porte, ne trovi chiuse 11. Tutti fanno, come dire, sistema. E quindi a suo modo è un sistema mafioso d'eccellenza, di quelli che non ti lasciano le botte sui lividi, di quelli che non ti pugnalano, ma di quelli che ti fanno terra bruciata e diventi una specie di morto che cammina. Non so se mi sono espresso bene, Come Gramiccioli. no, come no. Senta, Questa è io ho una Siena. curiosità E mia, Report ci ha Fontani. mostrato esattamente questo che è Siena, ecco. Fontani, io ho una mia curiosità, mi perdoni. Il 16 agosto scorso ero a Siena con la mia signora e a vedere il Palio, sempre un'emozione unica, una suggestione anche difficile da raccontare perché è talmente intima, e passando nella contrada dell'Oca ho Dell'Oca. visto dei simboli abbastanza particolari. Allora, io prima di entrarci, però, non sapevo quale contrada fosse, ho chiesto a un signore, un ragazzotto della nostra età, insomma, poteva essere un nostro coetaneo. Dico: ma che contrada è questa? E lui mi ha detto, con una spocchia anche carina, simpatica, mi ha detto: dice, di quelli che si vince sempre, se è dell'Oca. L'Oca è la famiglia Nannini, è la contrada più potente in assoluto a Siena. Io la chiamo la Juventus delle contrade, ci intendiamo subito, no? Diciamo così, quella che ha vinto di più, senz'altro, quella tra le più potenti, sì, è vero. E ho visto dei simboli però particolari in quella contrada, o non so, magari qualche simbolo sarà fatto anche per sbaglio, qualche piramide, qualche cosa. Cioè, simboli, Beh, simboli ho insomma visto di. una piramide, mi è sembrata, o non so se, magari per Allora vedi. caso, eh. Vedi, Report ha fatto giustizia di queste appunto che potevano sembrare delle paranoie di un paranoico, perché nell'intervista di Report compariva con nome e cognome, quindi lo possiamo fare tranquillamente senza offenderlo, compariva con la scritta Maestro Venerabile, protagonista di Report, il signor Stefano Bisi, che è direttore del Corriere di Siena. Tra l'altro gli va dato un merito, io do un merito a Stefano Bisi, anche se sono un suo acerrimo avversario, cioè è l'unico senese che dice io sono massone e non è un massone qualunque, perché è il numero uno in Toscana dei Gran Maestri del Grande Oriente d'Italia. Ora se consideri che il Grande Oriente d'Italia è la massoneria più potente e che la Toscana è la regione più massonica d'Italia, capisci che essere in Toscana numero uno del Grande Oriente d'Italia significa essere uno dei massoni più potenti d'Italia, no? Non so se segui il Sì, ragionamento. come no, come no, come no. E ripeto, io ho dato atto a Stefano Bisi di questa onestà.
è l'unico che diceva sono massone, maestro venerabile. E in effetti la stampa senese, non solo la sua ma anche quella dell'altro giornale, La Nazione, della quale hanno intervistato l'appena freschissimo ex direttore, che è stato licenziato in tronco su richiesta del sindaco di Siena, l'ha detto lui, perché aveva pubblicato un comunicato stampa sulla non buona condizione del Monte dei Paschi di Siena. Questo ti fa capire quanto, certo, è libera, certo, l'informazione in questa città. E no? In questo mondo, Fontani, nel mondo. Nel mondo. Tra l'altro ti dirò che questa città, diciamo, vanta ad essere dal 1945 una città di sinistra. E ti dirò che io, quando ci fu la manifestazione sulla libertà di stampa dell'ottobre 2009 a Roma, avevo un cartello che diceva: caro Berlusconi, sei un dilettante, se vuoi imparare bene a controllare l'informazione, impara da tuoi avversari, perché a Siena comandano loro e la sanno controllare molto meglio di te, perché a Siena non esiste una voce che va fuori dal coro, non esiste, proprio non la trovi neanche a cercarla con l'anternino, capisci? Sì, città Fontani che vive di certe logiche, vive di certe direttive, si vede, basta non essere proprio di primo pelo, uno a Siena si accorge, sì, che insomma tutto. È molto molto logico. In effetti, guarda Camiccione, questa città, sì, che ormai è crollata e sta crollando perché ha la banca più indebitata d'Italia, sì, questo è vero, l'università più indebitata d'Italia e il secondo o terzo comune capoluogo più indebitato d'Italia, nonostante che ogni anno la fondazione distribuisse in passato anche 230 milioni di euro all'anno a fondo perduto, il che vuol dire che qui si rubava 10 volte tanto, perché se dico ci sono 230 milioni di euro all'anno, c'erano via, da dare sul territorio, e nonostante questo, se nei debiti, vuol dire che qui si rubava un pochino di più che dalle altre parti, no? Mi sembra un ragionamento evidente. E dico, questa città viveva una specie di narcisismo: siamo i migliori, siamo dei fuori classe, siamo assolutamente i primi. Sei dell'Oca, sei dell'Oca. Come dell'Oca? No, per dire, dice, sei dell'Oca, si vince. Sì. E questo narcisismo ha impedito quella sana autocritica che ogni persona, certo, ogni gruppo, ogni città Fontani, dovrebbe avere. Fontani, proprio le rubo, perché siamo a ridosso del genere, proprio 60 secondi. Quando lei intervenne la volta scorsa qui, io cercai di essere, di collocarmi sulla giusta distanza rispetto a quello che stava denunciando lei. Poi però abbiamo avuto, oltre che le lettere di lamentela dei testimoni di Geova, abbiamo avuto anche lettere, assolutamente drammatiche di persone che, come lei, hanno segnato la propria esistenza con la fuoriuscita da questa congregazione. E hanno raccontato quello che già lei ci aveva rivelato, insomma. Beh, è vero. Non è un caso che a distanza esattamente di 25 anni, perché il mio primo articolo di denuncia sui testimoni di Geova era un articolo di Sandro Magister dell'Espresso dell'aprile 1987, quindi 25 anni esatti, io non ho ancora ricevuto mai una querela per diffamazione dai signori testimoni di Geova. Altrimenti non l'avremmo chiamata, perché di questi problemi già ce ne abbiamo noi, per cui si figuri. Fontani, la saluto con affetto. Grazie. Perché è una persona per bene e di passione. Buona giornata, buona serata. Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori, buona serata. Grazie al signor Adriano Fontani, l'ex maestro Canale C. Aldo Fontani.